Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo gameplay su Final Fantasy X, X, 10 o 10 o Exaggeration. Insomma, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui nella casa del Viante, sulla piana dei lampi. Adesso magari tardo un attimo qualche secondo per sviluppare il personaggio. Abbiamo scoperto il trauma esistenziale di Riku per cose, per l'elettricità, per i fulmini, che era suo fratello che da piccolo voleva colpire un mostro, ha preso lei. Grande fratello di Riku, miglior fratello maggiore del mondo. E abbiamo anche assistito a una strana conversazione tra Rin e Auron su un presunto salvataggio da parte di Rin di Auron dopo che era stato sconfitto sì l'ultima volta. Quindi insomma, questo Auron non è che ce la racconta giusta, mi sa, eh. Comunque, io sviluppo Tidus nel frattempo e quindi oggi finiremo la piana dei lampi e andremo alla prossima destinazione. Vi ricordo che noi stiamo andando da Simur perché Yuna deve comunicargli la decisione che ha preso dopo la sua proposta di matrimonio. A quanto pare ha deciso, non sappiamo cosa. I Guado intanto vanno in giro per tutta Spira a dire che Yuna sposerà Simur. Spero di no, anche perché qua dobbiamo sconfiggere Sin prima, poi ti puoi sposare chi vuoi, ma magari sposati con Tidus che è meglio. E niente, siamo rimasti a questo punto fondamentalmente. Piana dei lampi credo che ne mancherà ancora un pezzettino, forse neanche troppo, e poi se non ricordo male c'è il bosco di Macalania. Comunque poi vediamo. Allora dai, facciamo in fretta. Ok, tutti super potenziati. Ah, mancava Waka, oui. Oh, potenza fisica di Waka, bene. Velocisfera per rapidità. E poi, finito questo rametto, torniamo qua. Potenza magica non ci serve un cazzo, per adesso. E Kimari... Allora, aspetta, Kimari è un po' un casino. Dove vado con Kimari? Questo era il passo superiore di livello 1 e poi questo è il blocco di Tidus, praticamente. Invece se vado di qua, c'è il blocco di Yuna. Perché Kimari non ha un suo percorso, diciamo, si deve attaccare a quello degli altri. Di qua c'è quello di Riku. So che lo mando in quello di Riku poi. Allora, finiamo questo giro dell'Oca. Andiamo qui. Vedo già potenza fisica e HP. Bene, benissimo. MP, vabbè, ok. E poi lo facciamo andare di per la mia. Bene, abbiamo finito. Possiamo andare avanti. Cosa facciamo? Usciamo? Riku, che ne dici? It's not stop. Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. No, Riku, dai, vieni, non fare cagasotto. All right already. You didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. Cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, stai parlando con Auro, lo sai che è ottuso. Ah no, tu non lo sai perché non è molto che lo conosci, però Auro è ottuso da far cagare quasi. I'm not scared. Ma ha paura, sì che è paura, schifosa. Invece sì. Vabbè, possiamo uscire? Eh? Che succede? Ma che, ci fa la foto? A stronzo, vieni qua. Ma che guardate qua cosa c'è, qua per terra. Guardate un po'. Oh, olè. Scudo Raijin. No, sembra un dizionario Albed. Vediamo. Lo scudo mi pare che sia di Tidus. Immuno tuono, diamoglielo subito. Quindi sono immune alle magie tuono, yeah. E andiamo avanti nella piana dei lampi. Vediamo quanti fulmini ci beccano stavolta. C'è ancora un altro tempio dei chiacchi. Ah. Thank you.
Oh, questa ve l'ho saltata perché tanto nella. Cioè, tutti i mostri che troveremo qua nella piana dei lampi li abbiamo già trovati l'altra volta, quindi. Cioè. Oh, c'era un lampo ma non è caduto il fumo. Ehi, su. Ah. Vabbè, qua me la sono sbrigato, non c'avevo voglia di tirare a per le unghie, cambiando tutti, andiamo a fare i coglioni. Posso pregare questo tempio, no? Ma che strano. Prima era luminoso, mi pare. Vabbè, andiamo avanti, che cazzo. Ecco, ci sei liberati anche di questi scocciatori e ora proseguiamo, sì. Ordine, vabbè. Allora, vedo che lì c'è una salvosfera, qualcosa. Quindi, poi lì facciamo la pausetta. Che cos'è quel robottone? L'avevamo già incontrato, non mi ricordo. Credo di no, però vabbè, vediamo. Ruba cortina luminosa. Vediamo. Si protegge, figlio di puttana. Qualche fluttuante merdone. Vediamo Auron. Però c'è tanta vita questo qua. Ah! Cosa fai? Torna in vita. Ricuglionita. Ok, dai. I'm fine. I'm fine. Sì, come no. Ah. Ma povera. Allora, facciamo una cosa. Proviamo a usare un turbo di chimari. Tanto quelle cose qui sono debole ad acqua. No, però non ce l'ho un. Non c'è un pirosbuglio, va, to. Beh, quelli ultracidiati proprio cattivamente. Vabbè, ma ce l'hai con Rico allora. Ah, non lo so io. Chi è che mancherebbe? Tidus. Tidus. Attack! Protettissima. Protettissima. Allora, curiamola. Non è facilissimo questo coso, eh. Com'è che si chiama? Non so neanche. Ma che ha fatto qualcosa? Bring it on! Magari devo blindare, vediamo. Così non ci colpisce. No, non è blindato. Allora, senti, mi sono rotto il cazzo. Adesso evoco gente. Ixion! Fagli il culo, Ixion. Mica mille. Ah, turbo. Mancatissimo. Dovresti morire, però facciamo una mossa speciale, così. Ultracidio, bella, zio. Grande Ixion. Tutti. Allora, da anche però ho tanta esperienza, quindi il gioco potrebbe valere la candela. No, volevo arrivare alla salvosfera per salvare. Allora facciamo una cosa intelligente qua, ragazzi. Gambe. Ciao, ciao. Andiamo, andiamo. Dai. E ce l'abbiamo fatta, bene. Salvo un attimo la partita. E continuiamo, dai, che è quasi finita, la piana dei lampi. Ah, adesso c'è solo il mostro. Andiamo. Vediamo se muoviamo l'effetto. Sì. Ambiofia. Dobbiamo. Ecco, no. Guarda che ha preso tipo il tubo grinta e vai. Allora, dovrebbe avere antidischi che diminuisce la potenza fisica nemica, quindi farà meno danni. Eh sì. Poi, Kimari. Vediamo
Vediamo se ha qualche mossa che posso imparare. No. Però vabbè, ci ho provato. Mettiamo Yuzu. Facciamo una magia a caso, figa. Dai, abbastanza. Riku, cosa rubi da questo coso? Ce l'hanno con Riku sti mostri, no, la odiano in qualche modo. Vabbè. No, allora andarci dentro. No, sulle palle proprio, ti taglio le palle. Vediamo se c'è qualcosa da lanciargli. Come vi drago, vediamo. Ah, ok. facciamogli una. Quanta vita gli è rimasta? Pochissima. Allora facciamo Lulu che fa l'ultracidio con la manina. So, how shall we do this? Ludrora. Ah, evviva! È stato facile adesso, vabbè, ormai abbiamo capito come affrontarlo. Vai alla barba, arma per Kimari. Attacco magico più 20. Perforazione più 5 più 10. Questa allora, fanculo. Svilupperemo dopo, quindi andiamo avanti. C'è anche lì un tempio. Porca vacca! Schifoso fulmine. Eccoli! Mancato. No, 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 schifoso merdone. Meno male che lui ha più di 200 di quello che hanno. Cosa facciamo, ragazzi, allora? Aaron usa altruismo, così se spara 10.000 aghi contro qualcuno. Vediamo quanto fa la magia nera, sti stronzetti. Ventotto, non gli ha fatto niente. Ma come? Ma non è possibile. Ma schifoso merdone. 1.000 aghi. Aiuto. Ah, no, ma cazzo, Auron, dovevi coprirlo. E vabbè, lui è morta. Cactus di merda e vento vi disperda. Rosa bianca, Raids. Su Lulu. Preso? Ma come cazzo fa a mancare pure Waka? Oh, bravo. Che non avete usato 1.000 anni. Tidus. Proviamo Tidus, va. Vediamo. Hopla. Mancatissimo. Ma perché trovo? Vabbè, Yuna. Usiamo gli Eoni. Basta, non si è rotto le palle. Quando è troppo, eh. Ma perché cazzo lo manchi? Ma cosa scappi? Deficiente. Ho tutto il tempo che ho perso a diminuire la vita. Oh, almeno tu sei morto. Che fascia d'aviante, ma tienitela. Ah, ok, filmatino. Everyone. Wait. Ok. What's up? Che c'è? I have something to tell you. Ok. Here? We're almost out of here. Let's go! Dai, dai, Riku sta cagando I sotto. I have to say it now. Ok. Over there. Ecco, bravo, ripariamoci. Cosa ci deve dire? Qual è la risposta per Seymour, magari, eh? Perché vorremmo saperlo un po' tutti qua. Somehow, my bad feelings always come true. Sei un portasfiga vivente, Tidus. I've decided to marry. No. I thought so. Ma perché? But why? Why'd you change your mind? For Spira's future and Yevon's unity.
Ma pensa a te prima, cazzo. The best thing to do. Ma cosa migliore è sconfiggere Sin? Wait, is it? Is it because of Lord Jiskal? Hey, that sphere! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. Vi ricordate la sfera di Jiskal? I'm sorry, but this is... C'è qualcosa sotto, secondo me. It is a personal matter. You're kidding, huh? As you wish. Come vuoi. I'm sorry. Just one thing. Te ne pentirai, cretina, secondo me. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Auron. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. Tidus, se ti piace devi essere tu a fermarla, ma... Yuna, just one question. Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Non hai tutti i torti, Wacca? But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Vabbè. Yuni. Yuni. Quiet. Hai visto la cecchina di Metal Gear? I wish we could help somehow. Some way. Dai, aiuta la tua cuginetta, Riku. Fate capire che sta facendo una cagata. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face Sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Next, we're going to Makalania Temple. Yuna can talk with Seymour there. Okay. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood? Sì, sì. Che capo Auron, eh? Beh, quindi Yuna, cazzo, Yuna si vuole sposare. Oh, forziere mio Etere. Etere dama. Oh! Un altro. Ok, allora ho usato Leone, ho usato anche il Turbo perché volevo un po' sbrigarmi, diciamo, quindi l'ho fatto veloce e quindi andiamo avanti. Lì c'è la fine, siamo quasi. Wow, allora, visto che attacca, Paratund sicuramente non ci fa danno. Esatto, allora. Usiamo il turbo di Auron, va. Tanto, non credo ci siano boss. Ta 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 ta. Ma non vi ho fatto un cazzo. Ma merda. Dai, Lulu. Max, sei una cretina di merda. Bravo, Tidus. Facciamo waka 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 wii silenziatore. Ok, e vai.
Yes. Ok, vabbè, questa non ve l'ho saltata e via. E ve la tenete. Ok. Brachioelec. Sarà il guanto di... Ma porca puttana! Ma così a sorpresa me lo fanno. Dio de Dio. Allora, innanzitutto c'è qualcuno che va curato qua, eh. Ecco. Forziere mio. Forziere mio. Ma no, ma dai, ero lì! Ok, siamo sopravvissuti. Rico è stata pietrificata per un attimo e oltretutto ho lanciato Esna sbagliata, cioè Yuna ha usato Esna su se stessa al posto di usarla su Rico, quindi c'è stato un attimo un momento di facepalm, non so se avete visto. Ah, basta! Oddio, i cactus di merda. Dai, dai, colpo spirale. Vai, Tidus, ammazzalo! Sì! Ah, scappi, eh! Scappi, eh! Caga sotto! Schifoso, caga sotto! Comunque, allora, avevamo ottenuto da alcuni tipo i tubo grinta. Tipo, Tidus è già grinta. Wacca usiamo grinta e Auron usiamo grinta, bene. Vuol dire che aumenterà man mano che faremo danni al posto di subirli. Secondo me è molto meglio... appunto quei danni che fai a posto di quelli che subisci. Abbiamo cambiato completamente atmosfera. È contenta Rico che siamo usciti dalla piana dei lampi. Dai, dai, dai. Stai al passo, Rico. Cosa Auron? Ok. Auron, che vuoi? No, va. You're worried about Yuna. Un po'. Of course I'm worried about her. What is she thinking? The simplest answer would be in exchange for agreeing to marry him. She hopes to negotiate with Seymour. Ah? Negotiate what? I wonder. What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator. Well then, why don't we do something about it? Yuna wants it this way. I just don't get it. Doesn't she trust us? On the contrary. She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning. Mm. Yeah, that's what I thought. But that makes me worry even more. She could just tell us. That's the way she is. Capito, she's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. Si troverà nei guai prima o poi. You're probably right. Yuna's easy to read. Yeah, she is. E mi piace molto leggere questo libro. Stand by her. Always. Ok. E dopo questo discorsetto di Auron, siamo nel bosco di Macalania, probabilmente. Slowpokes! Slowpokes! Sorry. It's funny how calm I was. Maybe it was because I'd realized that Yuna wasn't marrying Seymour for love. Ma come potrebbe sposarlo per amore quel coso? It was just her duty. Something she had to do before returning to her pilgrimage. That's what I kept telling myself anyway. And well, maybe. I realized that Yuna and I'd never, you know. Yuna, let's go. Let's go. Ma questa è la musica del bosco di Kirika. Kirika Yan. Ok.
quindi piana dei lampi, bosco di Macalania, tempio di Macalania. Dai che ci siamo quasi, c'è solo il bosco tra noi e Seymour. Ok, beh, allora vediamo un attimo, qui c'è gente. Ciao Lady Yuna, it is good to see you made it through safely. Sono Lucille. And if I may, congratulations on your betrothal. Maester Seymour's people are expecting you. Take that road to go to Makalania Temple. Di qua? This road leads to Bevel. Bevel. You should hurry to the temple in Makalania. Ok, in pratica vabbè, ok, non possiamo andare di lì. Va bene, ok. Mi sta bene. Devo andare di qui, quindi. C'è un tizio che cammina là sullo sfondo. È un guado. Haha. Vabbè, comunque, ragazzi, direi che per oggi la finiamo qui. Non sarà una puntata lunghissima, ma le ultime due sono state parecchio lunghe, quindi magari adesso è ora di di rallentare un po' il ritmo. Quindi salviamo e beh, non mi resta veramente altro da dire. Yuna, a quanto pare, si vuole sposare, non per amore, per negoziare qualcosa con Seymour. Ma cosa? Boh, credo che lo scopriremo forse anche tra poco, perché ormai arriveremo al tempio e succederà qualcosa sicuramente. Quindi, che altro dire? Da Matti Ammazzo, ciao a tutti.